Sì, Glitter, hai capito benissimo. Fra poco verrà. Ci sarà la super festa di primavera e sarà incoronato il magico unicorno della primavera. Oh, immagino che tu voglia quella corona, giusto, Candy? Ovvio che sì, ovvio che sì, ovvio che sì. Bene, allora tranquilla, faremo di tutto affinché tu vinca questo concorso. Faremo l'abito più bello di sempre. Più bello e... E magnifico. No, e... E brillantinato. No, Glitter, deve essere bello e... Oh, sì, certo, bellissimo e rosa. No, Glitter, deve essere il più bello e unicornoso! Ah, sì. Un abito bello e unicornoso, quindi cosa vuoi? Che ci sia una coda sul retro? Senti, qui c'è chi prende questa cosa. Una coda sul retro. Giusto, Glitter si potrebbe fare? Ma io stavo scherzando! No, 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 esatto, Daisy, ottima idea! Sì, faremo un bellissimo strascico dietro che sembrerà una bellissima coda di unicorno e poi... Ehi! Ehi! Sì, Betty? Vi sento parlare di questo concorso per la principessa unicorno di primavera, insomma, quello che Oh, non mi dire, ora vuoi partecipare anche tu? Soffiarmi la corona? Copiare l'idea che ha dato Daisy? è. Io non ho dato nessuna idea, vi stavo prendendo in giro. No, 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 niente di tutto ciò! Io voglio sapere cosa è successo dopo la festa di carnevale. È vero, ragazze, non se ne è saputo più niente. Oh, ma andiamo, dov'è il gossip? Sì, infatti, insomma, se voi non ci date queste informazioni, io e Marina di chi sparleremo? Di nessuno? Magari potreste passare il vostro tempo libero a parlare di altro invece che sparlare delle persone. No, allora dici Glitter, cosa ti ha detto Mike? Sappiamo che hai parlato con lui. Glitter, non sei obbligata a parlarne se non vuoi farlo. No, va bene. Dopotutto anche voi eravate amiche di Melanie. Esatto. Ci ha trattate malissimo alla festa. Beh, non è colpa sua, o almeno non direttamente. Melanie è la cugina di Blair. Cosa? Allora è sicuro? Accidenti, ma tu guarda! Una delle persone più insignificanti in città che diventa la cugina di una delle più ricche. Non è giusta questa cosa! Beh, per lei non è proprio stata una cosa positiva, perché la vicinanza con Blair e Serena l'ha cambiata. Ha tirato fuori il suo lato peggiore e per questo si è comportata in quel modo alla festa. Beh, ma io non capisco, ora come dovremmo comportarci con lei? E come vuoi comportarti? Faremo finta di niente. Io ho un'idea, potremmo provare a scusarci. Scusarci? Scusarci, Betty, conosci la parola scusa? No, non la conosco, non mi va di pronunciarla, è una parola orribile. Mi spiace dirlo, ma per una volta sono d'accordo con Betty, perché dovremmo scusarci? Insomma, è stata lei a mentirci, tradirci e offenderci. Già, Glitter, perché dovremmo scusarci? Scusa, mi è scappata una cosa. Perché se teniamo davvero a lei, qualcuno dovrà fare il primo passo. Lei ci ha detto che si sentiva esclusa, sopraffatta dalle nostre personalità. Si sentiva quella meno importante. Quindi forse non le abbiamo dato abbastanza spazio. Ma tu sai che questo non è vero. Noi nei momenti di difficoltà ci siamo state per lei. Lo so, ma lei al momento questo non lo capisce e sono sicura che le nostre scuse le faranno piacere. No, cioè, fammi capire. Tu vuoi chiederle scusa perché così poi lei ci chiederà scusa perché noi le abbiamo chiesto scusa? Sul serio? Funziona così questa cosa delle scuse? È una cosa un po' contorta. Torta, con la torta. No, dicevo, è una cosa un po' contorta, però potrebbe funzionare effettivamente. Andiamo da Melanie. Eccoli lì, ci sono Blair e Serena. Ciao ragazze, e come va? Oh, avete tenuto i vestiti di carnevale, vi stanno molto bene, adoro tutto questo rosa, sapete? Ciao Candy, grazie. Ah, se Mike mi avesse vista così più volte, sarebbe caduto ai miei piedi sicuramente. Sì,
Evita i complimenti, Candy. Dici che cosa vuoi? Noi volevamo chiedervi se avevate visto Melanie. Siamo state a casa tua, Blair, ma non c'era nessuno. Perché quella casa è in ristrutturazione? Sì, il papà di Melanie e il papà di Blair stanno unendo le loro forze e i loro soldi per costruire una casa ancora più bella. Oh, aspetta, Sirena, aspetta. Aspetta, fammi pensare, dov'è? Dov'è cosa? L'unicorno che me ne frega di quello che hai detto. Vogliamo solo sapere dov'è Melanie. Oh, ma Melanie è proprio qui. Guarda, guarda, guarda. Cos'è? Siete venute a prendere un po' d'ossigeno nella città alta? Melanie? Sei proprio tu? No, sono la sua sorella gemella. Certo che sono io. E ragazze, che cos'è questo? Il banana split che avevi chiesto? L'avevo chiesto con triplo cioccolato, non tripla panna. Oh, hai ragione, Melanie. Vado a cambiarlo. Aspetta, ti accompagno. Incompetenti. Allora, ditemi, come mai siete da questo lato della città? Ecco, Melanie, noi... Glitter, sei sicura sia una buona idea? Perché io non lo so, non mi sembra di parlare con la nostra Melanie. Vedrai, Candy, il mio piano funzionerà. Melanie, ho pensato molto a quello che mi hai detto durante la festa di carnevale e volevo chiederti scusa. Tutte noi volevamo chiederti scusa per come ti sei sentita, per come ti abbiamo trattata, anche se inconsapevolmente. Davvero? Come dice Glitter, parliamo a nome di tutte le altre. E perché Marine e Daisy non ci sono? Perché non pensavano che avresti accettato le nostre scuse. Ma io ho insistito comunque per fartele, perché secondo me è la cosa giusta da fare. Oh, Glitter. È davvero molto dolce quello che hai appena detto. Accetto le tue scuse. Candy. Volevi dire che accetti le nostre scuse. No, Candy. Accetto le tue. Quelle di Glitter non le accetterò mai. Banana split e triplo cioccolato in arrivo. Ecco te, Melanie. Oh! Oh! No! Vedo volare i banana split. No. Melanie, ma che... Perché l'hai fatto? Che botta. Oh, Glitter, non sono responsabile di dove mette i piedi Serena. Credi davvero sia stata colpa mia? Sì, certo che sei stata tu, ce l'hai con me. Ehi, ragazzi, stiamo calmi. Qui è stata distrutta una banana split, non so se mi spiego. Vedi, Glitter, per questo non potrò mai accettare le tue scuse. Si parla sempre solo di te. Ce l'hai con me, lui ama me, questa vuole me, e me, e me, e me. Sorry, Glitter, non esisti solo tu al mondo. Andiamo, ragazze. Ma che? Oh, è un discorso ridicolo. Perché? Perché proprio lei? Sì, infatti, vorrei capirlo. Perché ce l'ha con me? No, voglio dire, perché sprecare una banana split con triplo cioccolato fatta così bene? Non è giusto. Stai scherzando? Ma siete tutti impazziti oggi? Serena, tu stai bene? Ti serve una mano? No, tranquille, va tutto bene. Serena, arrivo. Scusa, Glitter, mi dispiace. Serena? No, non è vero, non mi dispiace affatto, te lo meritavi. È stato il destino, il karma. Guardate, è tornata Candy. Chissà com'è andata. Ma quella è Glitter? Sai, non credo sia andata molto bene. Buon pomeriggio, ragazze. Ma questa è la crema Chantilly di Chantilly. Ma che ci fa su di te, Glitter? Oh, niente, è un impacco per capelli. Oh, andiamo, lo sanno tutti che il miglior impacco per capelli è con l'olio di cocco.
Non dicevo sul serio, Marin. Ti pare che possa fare un impacco per capelli con una banana split? Beh, oggigiorno tutto è possibile. Le beauty blogger consigliano di tutto per gli impacchi dei capelli. Ah, è stata Melanie. Oh, quindi a quanto pare quell'idea delle scuse? Sì, quelle cose lì non è andata bene. Beh, in realtà non è stata proprio Melanie, cioè Serena è caduta ed è finita addosso a glitter, è stato un incidente. Cosa? Sul serio, Candy? Melanie ha fatto lo sgambetto a Serena, l'ho vista io. Io le credo. Sì, ma insomma, mi sembra un po' troppo. Candy, tu sei una detective, sai che ho ragione. Da oggi in poi dovremo indagare su Melanie. Come indagare su Melanie? Ma sì, ragazze, le è successo qualcosa. Insomma, sembra la stessa, ma non è la stessa. Essere o non essere, questo è il dilemma. Il problema, dice il problema. Fa lo stesso. Ah, non capite? Ad esempio, lei veste con due colori, ok? Ma erano colori accesi, il rosa, il turchese. Adesso veste bianco e nero. Sono sicura che le è successo qualcosa o le è stato detto qualcosa. Non capisco perché mi stia odiando così tanto e dobbiamo scoprirlo. E allora lo scopriremo. Detective Candy, al vostro servizio. Bene, Glitters, il nostro video finisce qui. Perdonateci se questa seconda parte si è fatta attendere un bel po'. Quindi, d'ora in avanti le indagini di Candy saranno concentrate su Melanie. Adesso attendiamo le vostre teorie sul nostro profilo Instagram. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo. Noi vi mandiamo un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!